Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. 24 ore di zona rossa, questa è la paradossale situazione abruzzese dopo la decisione del TAR arrivata nella serata di ieri, tramite cui è stata sospesa l'ordinanza di Marsilio che ci aveva riportato lunedì scorso in zona arancione. La vicenda però sembra essere il risultato di precise strategie politiche piuttosto che la conseguenza dei dati epidemiologici. Ecco perché. Un solo giorno di zona rossa. Il TAR dell'Aquila si è espresso, dando ragione a Roma e sospendendo l'ordinanza di Marsilio. L'Abruzzo è quindi nuovamente catapultato nell'area con le restrizioni più severe. È stato ripristinato il principio della tutela della salute, ha commentato a caldo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Ma la zona rossa non durerà a lungo. In base al monitoraggio di ieri da parte della cabina di regia ministeriale, i dati epidemiologici non sono così gravi e da domenica l'Abruzzo sarà nuovamente in zona arancione. Così come già confermato dal ministro della Salute Roberto Speranza. E il presidente della regione Marsilio tuona contro il governo, parlando di capolavoro della burocrazia amministrativa. E in effetti la vicenda ha fatto venire a galla tutta la fragilità del sistema dell'Italia a tre colori. La decisione del TAR era prevedibile. Questo infatti non era chiamato a esprimersi sui dati epidemiologici, determinando se l'Abruzzo fosse da zona rossa o da zona arancione, ma solamente a valutare la legittimità dell'ordinanza regionale. E come è chiaro ormai da tempo, i governatori possono introdurre misure più restrittive di quelle imposte da Roma e non possono invece allentare autonomamente le maglie delle restrizioni. Ma Marsilio si è fatto bene i calcoli. Prima ha salvato i consumi del Ponte dell'Immacolata senza che il governo nazionale avesse il tempo necessario a opporsi e ha poi atteso che la burocrazia facesse il suo inevitabile corso fino all'istituzione della zona rossa per sole 24 ore. Il risultato è che il governo Conte, caduto nel tranello, ha fatto la figura dello schizofrenico a proposito dei repentini cambi di colore, tre nel giro di una settimana. Ma soprattutto Marsilio è riuscito a dimostrare che l'iter burocratico, che impone un numero di giorni specifico riguardo la permanenza in ogni zona, non è necessariamente a attinenza con il mondo reale. Anzi, il sistema dell'entrata in vigore domenicale delle nuove normative è troppo lento. I dati abruzzesi non solo sono da zona arancione, ma alcuni dei parametri sono addirittura da zona gialla. E nella liturgia della politica sono gli abruzzesi ad essere sacrificati sull'altare del consenso. Marsilio torni a fare il presidente degli abruzzesi e non della Meloni, attacca il segretario regionale del PD Michele Fina. Ora, secondo quanto disposto nell'ultimo DPCM, la zona arancione deve durare almeno 14 giorni prima dell'istituzione della zona gialla. Ma a partire da quando saranno contati 14 giorni? Da lunedì 7, basandosi quindi sull'ordinanza regionale? O da domenica 13, basandosi sulla decisione ministeriale? In ballo ci sono le feste di Natale ed è probabile che o da Roma o dall'Aquila si decida di mostrare nuovamente i muscoli. Il semaforo a intermittenza potrebbe quindi accendersi ancora e la storia del valzer dei colori potrebbe presto ripetersi. E in quest'unica giornata di zona rossa vediamo quali sentimenti prevalgono nei cittadini. Paolo Renzetti è andato a raccogliere le impressioni dei pescaresi. Andiamo avanti così, dai, dopodomani diventa zona arancione e torna tutto normale, dai, su. Solo per la giornata di oggi l'Abruzzo è tornata zona rossa, ma come potete vedere anche dalle immagini del nostro operatore Roberto Pulivanti, siamo in centro a Pescara, in Corso Vittorio Emanuele, dove nonostante negozi di abbigliamento, di calzature e di altre tipologie siano chiusi, c'è parecchia gente che è in giro e che passeggia per il corso principale del capoluogo adriatico. La bella giornata di sole, la temperatura non freddissima, ha fatto sì che diverse persone decidessero comunque di uscire, molti probabilmente neanche consci del fatto che proprio per l'esistenza della zona rossa fino e soltanto alla giornata di domani è concesso uscire dalle proprie abitazioni solo per motivi di lavoro o per motivi di salute. Ma sa che non si può uscire con la zona rossa? Certo, lo so. Purtroppo la situazione è un po' difficile, quindi dobbiamo stare in zona rossa. No, ma infatti noi adesso siamo usciti per fare la spesa e torniamo a casa. Vi aspettavate questa decisione? No, sinceramente no, però ci prendiamo quello che viene, se è così è giusto così. No, onestamente non ce l'aspettavamo, però il governo ha dovuto far vedere che comanda lui, quindi.
davanti al bar per prendere un caffè, almeno quello. Sì, almeno questo ce lo concediamo. E comunque la gente ha voglia di uscire, rischia, viene, fa la passeggiata e prende il caffè. Tanti commercianti comunque hanno aperto lo stesso, hanno aperto la serranda per comunque lavorare, perché c'è bisogno per tutti. Buongiorno, sa che oggi è zona rossa a Pescara? Ma io sono sempre su quel colore, quindi penso che non sono molto distante alla zona rossa. A Teramo tornano in classe 1050 alunni della seconda e terza media, lo annuncia il sindaco Gianguido D'Alberto, che chiede inoltre di abbassare i toni istituzionali per arrivare presto ad essere zona gialla. Da lunedì anche a Teramo gli studenti delle scuole medie torneranno sui banchi, così come previsto nelle zone arancioni. Questa settimana Teramo è stato l'unico comune in Abruzzo dove gli alunni di seconda e terza media sono rimasti a casa. Il sindaco D'Alberto infatti aveva deciso di non dare retta all'ordinanza regionale che ci aveva riportato in zona arancione, ma ha atteso la decisione del ministro della Salute, secondo cui il declassamento di zona entrerà in vigore da domenica. Da lunedì seconda e terza media ripartiranno in presenza, nel pieno rispetto della legge, in piena sicurezza e quindi in un contesto normativo diverso, ma soprattutto con la certificazione sanitaria da parte della cabina di regia e del comitato tecnico scientifico, su cui si regge l'ordinanza del Ministro della Salute, che possiamo riaprirle in serenità, in sicurezza, a garanzia ovviamente dei nostri ragazzi, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, ma di tutta la comunità scolastica. Ed Alberto si appella al senso di responsabilità dei governanti, chiedendo di ricucire lo strappo istituzionale tra Stato e Regione. Se il conflitto dovesse perdurare, commenta il sindaco teramano, l'iter per diventare zona gialla sarà più lungo e a pagarne le conseguenze saranno gli abruzzesi. Cerchiamo di ricondurre tutto in un dialogo istituzionale che sulla base del principio della tutela del diritto alla salute ci possa consentire di lavorare affinché la zona gialla possa arrivare prima possibile. Di certo questa situazione, quello che è successo in questa settimana, ha ritardato, senza ombra di dubbio, o meglio ha messo in discussione un'accelerazione del passaggio in zona gialla. Una cittadina albanese è stata deferita all'autorità giudiziaria per aver violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto positiva al Covid. La stessa infatti nei giorni scorsi si è presentata presso il front office dell'ufficio immigrazione per il rinnovo del permesso di soggiorno nonostante fosse sottoposta a regime di quarantena in quanto positiva al test. Il personale dell'ufficio immigrazione ha consultato la banca dati SD Interforze anche al fine di accertare la situazione sanitaria dell'utente in riferimento all'attuale emergenza pandemica. Dalle liste dei nominativi sottoposti a quarantena fornite dall'ASL ed inserite nella banca dati è risultata quindi la positività al Covid della cittadina e dalla stessa, dopo la compiuta identificazione effettuata con le adeguate misure di sicurezza, è stato ingiunto di raggiungere immediatamente il proprio domicilio. Si è proceduto quindi alla chiusura dal pubblico del front office e dalla sua immediata sanificazione a tutela dell'utenza e del personale di polizia. E ora la politica, dopo i consiglieri comunali di centrosinistra su DUP e bilancio di previsione 2021-2023 dell'amministrazione Masci, si registrano le critiche del Movimento 5 Stelle pescarese. Il Movimento 5 Stelle ha presentato 300 emendamenti per quanto concerne il bilancio del Comune di Pescara ed il documento unico di programmazione. Un bilancio, sostengono i pentastellati, che rispecchia l'idea che Masci e compagni hanno della città. Una Pescara immobile, privata di ogni slancio di innovazione e di idee in risposta al Covid e in cui, in un mare di parole ridondanti e di intenti senza capo né coda, mancano misure fondamentali per il capoluogo adriatico. Cerchiamo con questi emendamenti di restituire dignità ad un documento unico di programmazione e a un documento di bilancio che rappresenta, che dà una fotografia di Pescara, di una Pescara ferma, di una Pescara stantia, senza idee, senza reazioni alla crisi, sostanzialmente una brutta copia di se stessa. La maggioranza è riuscita semplicemente a fare un copia e incolla dei vecchi obiettivi, delle vecchie linee, diciamo, strategiche di mandato che il sindaco ha presentato ormai due
anni fa, e noi invece vogliamo inserire vitalità, vogliamo una Pescara che riesca a tornare viva, che reagisca alla crisi, e abbiamo inserito in questi 300 emendamenti delle azioni che riguardano tutte le linee strategiche programmatiche, e quindi andiamo dalle azioni che riguardano ad esempio l'inquinamento dell'aria, su cui non c'è una parola sul documento unico di programmazione. Parliamo di inquinamento elettromagnetico, parliamo ovviamente di periferie, per scrivere un piano delle periferie partecipato con la cittadinanza e con le associazioni. Parliamo di mobilità sostenibile, parliamo di risorse energetiche, parliamo di comunità. Per il commercio, anche lì, non una parola di reazione, invece vogliamo lavorare attraverso una moral suasion che possa imprimere alle persone la volontà di utilizzare il commercio di vicinato, e ancora l'appartenenza, l'introduzione di un circuito check, la solidarietà che cammina, una sorta di scontistica che si fa a catena, a cascata, rispetto a tutti i centri, agli esercizi commerciali e ai professionisti di uno stesso centro commerciale naturale. Quindi una serie di innovazioni, la consulta della mobilità ciclabile, tavoli di partecipazione con le categorie, quindi tutta una serie di attività e di istruzioni e di meccanismi in cui mettere insieme l'amministrazione e la cittadinanza per rispondere insieme a questo momento di crisi. Sit-in di Rifondazione Comunista, Pescara, sotto al Covid Hospital per il rilancio della pubblica amministrazione e con la richiesta dell'assunzione di 500.000 lavoratori. Sit-in di Rifondazione Comunista questa mattina a Pescara per la pubblica amministrazione. L'Italia, sostengono gli aderenti a Rifondazione, ha un numero di dipendenti pubblici molto al di sotto della media europea ed è indispensabile colmare questo gap con 500.000 assunzioni, reinternalizzare i servizi a tutti i livelli, stabilizzare tutti i precari a partire dalla sanità e dai 37.000 assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid. Per questo questa mattina c'è stata la manifestazione nel centro cittadino per chiedere il potenziamento della pubblica amministrazione. L'Italia ha un numero di dipendenti pubblici che è inferiore alla media europea, quindi noi chiediamo che a partire dalla sanità si ritorni a fare assunzioni, a partire dai 37.000 precari che sono stati assunti a tempo determinato per l'emergenza Covid, a partire dalle ragazze e ragazzi che lavorano qui dentro da mesi come precari per assistere chi è colpito dalla pandemia. A Pescara, come in tutta Italia, sono 37.000, ma abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di OSS, di infermieri, abbiamo bisogno poi di reinternalizzare tutti i servizi che sono stati affidati all'esterno a cooperative e società che possono facilmente sfruttare la manodopera. Chi fa le pulizie qui dentro non si capisce perché non debba essere dipendente della Repubblica Italiana e non di una ditta esterna. E poi abbiamo bisogno di dipendenti pubblici in tanti altri settori, a partire dalla scuola. Mancano gli insegnanti di sostegno per i bambini e i ragazzi disabili, mancano in generale gli insegnanti, abbiamo le classi pollaio. Abbiamo bisogno di dipendenti pubblici in tutti i settori. Questa canea contro il settore pubblico che è stata fatta in questi anni ha portato solo a essere impreparati rispetto a tante emergenze come la pandemia. E pensiamo che fare queste assunzioni serva anche a combattere la disoccupazione, perché è vergognoso che da questo paese ogni anno debbano emigrare 250.000 giovani, quasi tutti laureati, perché in Italia non trovano occasione di buona occupazione dopo aver studiato ed essersi preparati a dare il proprio contributo alla società. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Bettinari, ha denunciato i problemi esistenti nelle palazzine di edilizia popolare in Via Lazio, a Montesilvano, dove già nei mesi scorsi si era recato per ascoltare le istanze dei residenti. Vediamo il servizio. Palazzo della vergogna, come lo chiamo io, purtroppo sono tornato qui, l'ho trovato molto peggio dell'altra volta, molto peggio dell'altra volta. Allora, questo è un'altra centrale importante di criminalità, di delinquenza, di spaccio di droga. Poi trovandolo così, qui ci si può nascondere di tutto, qui c'è sporcizia dappertutto, ci sono cataste di immondizia. Questo è di proprietà del Comune di Pescara. Il Comune di Pescara deve capire che non esiste solo il ferro di cavallo, anche se lì non è stato fatto nulla.
Ecco, mentre parliamo stiamo sentendo qualcuno che già sta magari invendo, gridando contro di noi, non so chi sia. Cioè, questa è una bomba sociale. Questo è un luogo dove si può annidare di tutto. Qui si può nascondere droga, si possono nascondere armi. Ci sono addirittura diverse etnie pure che convivono, quindi la convivenza sociale è difficile. C'è un abbandono scolastico importante, ci sono anche bambini. E questa è una vera bomba sociale all'interno di un quartiere. Basterebbe poco, basterebbe un intervento, un provvedimento d'urgenza per motivi di, non solo di sicurezza, ma di igiene pubblica. Qui basterebbe far venire la ASL e con l'igiene pubblica tu puoi fare tutto in deroga alle normative, quindi per questioni di emergenza. Quindi con l'ordinanza qui si risolve il problema in un giorno. Quindi non ci venissero a dire che la situazione è complicata, che ci sono anche abitazioni di proprietà privata. Invocando l'igiene pubblica e anche la sicurezza urbana, qui tu puoi fare qualunque tipo di provvedimento d'urgenza. Il problema è che non c'è la volontà, evidentemente. Dopo che io faccio qualche azione di protesta, rispondono nei giorni seguenti con qualche reazione politica e poi finisce tutto lì. Ecco, basta, basta. E ora lo sport, il calcio di Serie B, dopo il successo di 8 giorni fa ad Ascoli. Tra poco il Pescara torna in campo all'Adriatico contro il Vicenza. Biancazzurri senza Balzano e Nzita, con Crecco che dovrebbe partire dal primo minuto. In difesa, complici le assenze, dovrebbe toccare al trio formato dall'ex Benevento Antei, Bocchetti e Jarosinski. A centrocampo saranno Belanova e Crecco ad occupare le fasce, mentre al centro, vista l'indisponibilità di Busellato, pare quasi certo l'impiego del trio formato da Memusciai, Valdifiori e Maestro. In attacco Aut Asensio, sarà riconfermata la coppia gol formata dal colombiano Seterre e da Galano, uno degli ex della gara, così come Breda. Assenze anche sul fronte vicentino e che costringono l'allenatore biancorosso Di Carlo a scelte obbligate, con Zonta che, come ad Empoli, verrà schierato nel ruolo di terzino destro, viste le contemporanee assenze di Bruscagin e Gherardi. A centrocampo possibile rientro di Rigoni, che dovrebbe fare coppia con Cinelli, mentre sugli esterni Di Carlo schiererà ancora Guerra a destra e Dalmonte a sinistra. In avanti con Meggiorini ci dovrebbe essere Gori, visto che Longo non è stato convocato. Alle 15.30 appuntamento con Diretta Stadio per seguire insieme il match. Il fischio d'inizio è alle ore 16. E adesso la Serie C, trasferta delicata per il Teramo, che domani pomeriggio va a Torre del Greco per affrontare la Turris. Il tutto dopo la questione relativa al taglio di Piacentini, messo fuori rosa dopo non aver rinnovato il contratto coi biancorossi. In conferenza il tecnico Paci parla della decisione della società e prevede qualche cambio di formazione per la gara del Liguori. Ascoltiamolo. Una decisione societaria e quindi io non entro in quelle dinamiche, perché è una scelta societaria e la rispetto e la porto avanti. Cerco di valorizzare tutti i giocatori che ho a disposizione e quella è la mia idea. Ho ragazzi bravi, validi, che sono sicuro possono giocare bene, e quindi si va avanti. Ripeto, è una decisione societaria, quindi io mi attengo e cerco di tirare fuori il massimo dai giocatori che ho a disposizione. Spero che ci siano meno problemi possibili, quello sì, però non so quello che succederà da qui a un mese per quanto riguarda il mercato. Io come allenatore cercherò di fare il massimo e di tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore che ho a disposizione, più di quello non posso fare. È una partita insidiosa per noi, per loro, è una partita e quindi la dobbiamo giocare. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, per quello fuori casa hanno raccolto maggiormente, perché tendenzialmente le squadre che giocano in casa provano a vincere la partita, provano a fare un altro tipo di gioco e è il loro gioco. E quindi domani noi dovremmo essere molto bravi a tenere la squadra corta, per concedere poca profondità e per cercare di fargli fare quello che non sanno fare. E siamo molto carichi per andare a giocare questa partita, perché per noi è un'opportunità. Le ultime 3 partite che dici tu, ci sono state 2 sconfitte contro il Catanzaro e contro la Ternana, entrambe fuori casa, sono due squadre che forti, in cui abbiamo cercato di competere al loro livello, non ci siamo riusciti, però abbiamo giocato contro squadre forti, non abbiamo giocato contro le ultime in classifica. Allora Mungo sta bene, sta molto bene, peccato che domenica non è stato della partita, però l'ho visto molto bene in settimana.
E stessa cosa per Carlo e Bomba, son due ragazzi che danno l'anima in allenamento, sono due ragazzi per noi, per la squadra, importantissimi, determinanti, e quando magari qualcuno vede in loro una prestazione non proprio all'altezza, io credo che faccia parte della normalità. È difficile ipotizzare che un giocatore possa su 40 partite fare 40 prestazioni di altissimo livello, fare gol e non perdere neanche un passaggio. Cioè, insomma, bisogna anche emotivamente supportare questi ragazzi, perché stanno dando veramente tanto alla squadra, stanno dando tanto dall'inizio, e io sono convinto che continueranno a far bene. Però se c'è qualche mezzo passaggio non proprio come tutti ci si aspettano, bisogna tenerne conto e bisogna accettare anche questo, nel bene e nel male. Quando scelgo la formazione cerco di valutare mille situazioni, mille aspetti, e mandare in campo la miglior formazione che in questo momento ci può dare garanzie. La Serie D, dopo un mese dedicato ai recuperi, torna in campo. Il campionato di Serie D, con la settima giornata, pari di alta classifica su Campobasso, dove si reca il Notaresco, ma l'Abruzzo guarda al derby di Pineto, dove arriva il Giulianova. Fanalino di coda, il servizio è di Jacopo Forcella. A distanza di più di un mese, un periodo totalmente dedicato ai recuperi, riprende il campionato di Serie D grazie al nuovo regolamento che disciplina i rinvii in caso di positività dei tesserati al virus Covid-19 e all'accordo stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federlab per tamponi e test. La Serie D riparte con le gare della settima giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Tra le novità c'è l'introduzione di 4 turni infrasettimanali, 6 gennaio, 3 e 24 febbraio e 14 aprile. Il girone di andata si concluderà il 21 febbraio, mentre la stagione regolare è stata prolungata fino al 6 giugno. Ma nel girone F comunque ci sono ulteriori rinvii a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso, per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a 3, e sono Castelfidardo Vastese e Agnonese Recanatese. I fari dell'alta classifica si accenderanno al nuovo Romagnoli di Campobasso, dove il Notaresco va a far visita ai Lupi Molisani. I rossoblù di Epifani, grazie al recupero con la Priglia e alla vittoria nettissima per 5-0 dello scorso 22 novembre, hanno trovato la vetta a quota 14 punti, ma gli uomini di Cudini hanno una gara in meno e da un paio di stagioni questa gara ha anche la carica degli ex a dare ulteriore interesse ad un match che potrebbe lanciare ancora di più il Notaresco in alto in classifica. Trasferta anche per il Castelnuovo sul campo del Matese, e a proposito di alta classifica, i neroverdi non hanno giocato recuperi e vanno in trasferta con un Marco Croce in più. L'innesto del centrocampista arrivato da Chieti qualche giorno fa è l'ulteriore dimostrazione che l'11 di Guido Di Fabio vuole essere tutto tranne che una matricola che guarda solamente al raggiungimento della salvezza. È stato inseguito da tanto dal Castelnuovo, ma anche da me. Purtroppo avevo una situazione un po' particolare a Chieti, sono fermo da un mese e mezzo, quindi appena arrivata la chiamata del Castelnuovo non ho esitato un secondo e ho cercato di venire qui. Non è stata facile, però sono contentissimo. Sì, c'è anche Massimo Loviso, sono contento di poter giocare con lui, ma ci sono anche altri tanti ragazzi che ho visto che sono molto bravi. Interesse enorme intorno al derby del Mariani Pavone di Pineto, dove arriva il Giulianova, attuale fanalino di coda della graduatoria. Sul fronte giallorosso, dopo la conferma di Federico Del Grosso sulla panchina, ci si aspetta che il mercato cambi profondamente la fisionomia dell'organico per dare una sterzata ad una stagione che rischia di essere di tremenda sofferenza. Molti partiranno, altri arriveranno per dare una mano al tecnico. In casa Pineto invece un addio e un arrivo. Orlando da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore del Latina, ma in biancoazzurro è arrivato il centrocampista ex L'Aquila, Minincleri. Finalmente si riprende dopo 40 giorni, quindi siamo tutti un po' ansiosi e vogliosi, ecco, di riattaccare la spina prima possibile. È chiaro, riprendo con 40 giorni è un terno lotto per tutti, sia per noi sia per gli avversari. Mi auguro che la squadra sia pronta, soprattutto mentalmente e fisicamente. La problematica sarà un po' per tutti ritrovare il ritmo gara, sicuramente non sarà facile, però l'importante è avere un approccio mentale giusto alla gara. Sì, purtroppo con grande dispiacere abbiamo perso un giocatore importante come Luca Orlando, però abbiamo messo in rosso un giocatore altrettanto importante come Simone Minincleri, un giocatore che
in passato ha fatto molto bene in diverse piazze importanti, è un giocatore che va inserito, ancora non ha la condizione ottimale e i ritmi giusti. Sono contento di essere tornato in Abruzzo, è la mia seconda esperienza, la prima andò bene, spero di togliermi le stesse soddisfazioni adesso con questa maglia. I primi giorni sono andati benissimo, entro in un gruppo coeso, un ambiente bello, ci vogliamo togliere solo delle soddisfazioni sul campo adesso. Il direttore quando mi ha cercato sono stato subito entusiasta di questa opportunità e quindi avevo diverse chiamate, però ho detto subito di sì, anche perché non volevo aspettare tanto, perché domenica si ricomincia a giocare, quindi penso di essere venuto in uno dei club più ambiti a livello nazionale, perché Pineto è vero un paese piccolo, però la società è una società grande, c'è un grande presidente, quindi adesso sta a noi sul campo toglierci delle soddisfazioni. Sappiamo che è il momento, dobbiamo fare tanti sacrifici, non solo a livello calcistico ma nella nostra vita quotidiana, quindi invitiamo i tifosi a seguirci numerosi, perché un sostegno anche vedendoci, e sappiamo che ci può dare una mano. Detto questo, ora è un momento difficile, speriamo che passi questa pandemia, così potremo tornare ad abbracciare la gente. Inizio delle gare alle 14.30 e un minuto di raccoglimento su tutti i campi per commemorare l'improvvisa scomparsa di Paolo Rossi. Il TG6 termina qui, tutti quanti i servizi che avete visto sono online sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà alle ore 19 con l'edizione della sera. Grazie e un buon pomeriggio.